Buongiorno a tutti e benvenuti nell'aula virtuale di lingua italiana. Il tema di oggi je la cinematografia. Dragi učenici, drage učenice, dobrodošli u virtualnu učionicu talijanskog jezika. Tema današnje lekcije je kinematografija, a nakon lekcije moći ćete čitati i razumjeti srednje dugi tekst na temu talijanske kinematografije Dopunjavati e duge tekstove sa specifičnim informacijama na temu kinematografije. Čitate i razumjeti opise poedinih filmskih jarova, te napisati kratak opis filma. Per la lezione di oggi vi serviranno il quaderno o un foglio di carta, una matita o una penna e la connessione Internet. Vi ricordo che potete fermare la video lezione in qualsiasi momento. Siete pronti? Iniziamo. Vi presento quattro ragazzi, Sara, Luigi, Paola e Francesco, che hanno una passione in comune, il cinema. Ascoltate la prima parte della registrazione in cui Sara e Luigi vi sveleranno qual è il loro film preferito e completate il testo con le parole mancanti. Il mio film preferito è l'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose, un film del 2020 diretto da Sidney Sibilia. Tratto da una storia vera, il film racconta l'impresa di un uomo che ha costruito un mondo nuovo, o almeno ci ha provato. Il protagonista principale del film è il giovane ingegnere Giorgio Rosa, un visionario romantico che decide di costruire una piattaforma in acque extraterritoriali a largo di Rimini e di proclamarlo Stato indipendente. Assieme ad un gruppo di amici che condividono i suoi ideali di libertà e di giustizia, Giorgio dovrà però fare i conti con la legge e con una classe politica che tenta in tutti i modi di distruggere il suo sogno. L'incredibile storia dell'isola delle rose è una commedia a sfondo sociale che ci ricorda l'importanza di combattere per ciò in cui crediamo. Un film bellissimo con una colonna sonora avvincente e un cast di tutto rispetto. Il mio film preferito è Perfetti Sconosciuti, un film del 2016 diretto da Paolo Genovese. Questa brillante commedia, dei risvolti drammatici, racconta la storia di un gruppo di amici che nel corso di una cena decidono di fare un gioco. Ognuno dei commensali dovrà mettere il proprio cellulare in mezzo al tavolo e condividere con gli altri il contenuto dei messaggi e delle chiamate. Per non mostrare di avere qualcosa da nascondere, tutti accettano di partecipare al gioco. Ma ben presto ci accorgiamo che ognuno di loro ha un segreto che non ha confessato a nessuno, tantomeno ai propri amici più cari. Il film mette in scena un'ironica e pungente visione della società italiana contemporanea, osservata attraverso la cosiddetta scatola nera della nostra vita, lo smartphone. E il film si conclude con un finale imprevedibile, che ci invita a riflettere sull'ipocrisia e sul perbenismo che prevadono la nostra società. Ora ascoltate ancora una volta la registrazione e verificate le soluzioni dell'esercizio. Il mio film preferito è l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, un film del 2020 diretto da Sidney Sibilia. Tratto da una storia vera, il film racconta l'impresa di un uomo che ha costruito un mondo nuovo, o almeno ci ha provato. Il protagonista principale del film è il giovane ingegnere Giorgio Rosa, un visionario romantico che decide di costruire una piattaforma in acque extraterritoriali a largo di Rimini e di proclamarlo Stato indipendente. Assieme ad un gruppo di amici che condividono i suoi ideali di libertà e di giustizia, Giorgio dovrà però fare i conti con la legge e con una classe politica che tenta in tutti i modi di distruggere il suo sogno. L'incredibile storia dell'isola delle rose è una commedia a sfondo sociale che ci ricorda l'importanza di combattere per ciò in cui crediamo. Un film bellissimo con una colonna sonora avvincente e un cast di tutto rispetto. Il mio film preferito è Perfetti sconosciuti, un film del 2016 diretto da Paolo Genovese. Questa brillante commedia, dai risvolti drammatici, racconta la storia di un gruppo di amici che, nel corso di una cena, decidono di fare un gioco. Ognuno dei commensali dovrà mettere il proprio cellulare in mezzo al tavolo e condividere con gli altri il contenuto dei messaggi e delle chiamate. Per non mostrare di avere qualcosa da nascondere, tutti accettano di partecipare al gioco, ma ben presto ci accorgiamo che ognuno di loro ha un segreto che non ha confessato a nessuno, tantomeno ai propri amici più cari. Il film mette in scena un'ironica e pungente visione della società italiana contemporanea, osservata attraverso la cosiddetta scatola nera della nostra vita, lo smartphone. Il film si conclude con un finale imprevedibile, che ci invita a riflettere sull'ipocrisia e sul perbenismo che pervadono la nostra società. Passiamo al prossimo esercizio. Leggete le affermazioni legate al contenuto della registrazione e abbinatele al film corrispondente. Fate attenzione, c'è un'affermazione che si riferisce ad entrambi i film. Controlliamo insieme le soluzioni dell'esercizio. Il protagonista del film L'incredibile storia dell'isola delle rose è pronto a tutto per raggiungere i propri obiettivi. Il film è una commedia a sfondo sociale e la colonna sonora del film è coinvolgente. Il film è tratto da una storia vera e il protagonista principale del film è un sognatore. La trama del film Perfetti Sconosciuti ruota attorno ad un gruppo di amici che nascondono dei segreti. Il film ha un finale inaspettato, è una commedia a sfondo sociale e la trama del film si sviluppa nel corso di una serata. Passiamo al prossimo esercizio. Per risolverlo scansionate il codice QR o usate il link che appare sullo schermo. Nell'esercizio dovete abbinare le parole e le espressioni alle voci corrispondenti. Ora ascoltate la seconda parte della registrazione in cui Paola e Francesco vi sveleranno quali sono i loro film preferiti e completate il testo con le parole mancanti. Uno dei miei film preferiti è La pazza gioia, un film del 2016 diretto da Paolo Virzì. Il film racconta la storia di Beatrice e Donatella, due pazienti psichiatriche con storie molto diverse alle spalle. La loro amicizia nasce all'interno di una comunità d'accoglienza. Ben presto, però, le due donne intraprenderanno una fuga venturosa e toccante alla ricerca di un po' di gioia in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani. Con il film La Pazza Gioia, il regista Paolo Virzì si è confermato come uno degli autori più importanti e influenti del panorama cinematografico italiano. Oltre alla sceneggiatura vincente, merito del successo sono le due grandi attrici protagoniste: Michela Ramazzotti, nel ruolo di Donatella, e Valeria Bruni Tedeschi, nel ruolo di Beatrice, un film che oscilla tra il comico e il drammatico e che porta in scena personaggi complessi, fragili e ricchi di umanità. Il mio film preferito è La vita è bella, un film diretto e interpretato da Roberto Benigni. La pellicola narra la drammatica storia di Guido Orefice, un italiano di origine ebraica, deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista. Una volta giunti al campo di concentramento, Guido cerca di nascondere a suo figlio Josué la realtà e di proteggerlo dagli orrori dell'olocausto, facendoli credere che sia tutto un gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale. La sceneggiatura, la colonna sonora e l'interpretazione degli attori rendono questo film un film indimenticabile, in grado di farci passare dalle risate al pianto attraverso un'infinità di emozioni. Ora ascoltate ancora una volta la registrazione e verificate le soluzioni dell'esercizio. Uno dei miei film preferiti è La pazza gioia, un film del 2016 diretto da Paolo Virzì. Il film racconta la storia di Beatrice e Donatella, due pazienti psichiatriche con storie molto diverse alle spalle. La loro amicizia nasce all'interno di una comunità d'accoglienza. Ben presto, però, le due donne intraprenderanno una fuga venturosa e toccante alla ricerca di un po' di gioia in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani. Con il film La pazza gioia, il regista Paolo Virzì si è confermato come uno degli autori più importanti e influenti del panorama cinematografico italiano. Oltre alla sceneggiatura vincente, merito del successo sono le due grandi attrici protagoniste: Michela Ramazzotti, nel ruolo di Donatella, e Valeria Bruni Tedeschi, nel ruolo di Beatrice, un film che oscilla tra il comico e il drammatico e che porta in scena personaggi complessi, fragili e ricchi di umanità. Il mio film preferito è La vita è bella, un film diretto e interpretato da Roberto Benigni. La pellicola narra la drammatica storia di Guido Orefice, un italiano di origine ebraica, deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista. Una volta giunti al campo di concentramento, Guido cerca di nascondere a suo figlio Josué la realtà e di proteggerlo dagli orrori dell'olocausto, facendoli credere che sia tutto un gioco in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale. La sceneggiatura, la colonna sonora e l'interpretazione degli attori rendono questo film un film indimenticabile, in grado di farci passare dalle risate al pianto attraverso un'infinità di emozioni. Ora risolvete il prossimo esercizio. Per risolverlo scansionate il codice QR o usate il link che appare sullo schermo. Nell'esercizio dovete completare le frasi con le parole adatte, scegliendo tra le tre proposte. Controlliamo insieme le soluzioni dell'esercizio. A. Federico Fellini è un regista straordinario che nell'arco della sua carriera ha diretto decine di film che sono rimasti nella memoria collettiva come opere indimenticabili. B. L'incredibile storia dell'isola delle rose ha una colonna sonora rivoluzionaria. Con canzoni italiane e straniere degli anni 60 e 70. C. Nel film La vita è bella, Giorgio Cantarini ha interpretato il ruolo di Josué. D. Il film Io non ho paura è tratto dall'omonimo romanzo di Niccolò Amaniti, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Francesca Marciano. E. Il cast del film Perfetti Sconosciuti è di grande spessore. F. Roma Città Aperta è un film del 1945 diretto da Roberto Rossellini e interpretato dall'attrice Anna Magnani. G. Vacanze Romane è un'indimenticabile pellicola di William Wyler con Audrey Hepburn e Gregory Peck. H. La Grande Bellezza è un film del 2013, diretto da Paolo Sorrentino, vincitore agli Oscar 2014 come miglior film straniero. I La trama del film Comedians di Gabriele Salvatores è molto semplice. Scansionate il codice QR o usate il link che appare sullo schermo e risolvete il prossimo esercizio. Nell'esercizio dovete abbinare i generi cinematografici all'immagine corrispondente. Passiamo al prossimo esercizio. Per risolverlo scansionate il codice QR o usate il link che appare sullo schermo. Nell'esercizio dovete individuare i generi cinematografici che corrispondono alla descrizione data. Ora risolvete l'ultimo esercizio. Scegliete un film che vi piace e completate la scheda. Scrivete il nome del regista, il genere cinematografico, l'anno in cui è stato prodotto il film, il paese di origine, la durata del film, gli attori principali, i nomi degli autori che hanno lavorato alla sceneggiatura del film e il voto del pubblico. Ecco un esempio. Il regista del film Io non ho paura è Gabriele Salvatores. È un film drammatico del 2003 prodotto in Italia. Il film dura 108 minuti e gli attori principali sono Giuseppe Cristiano Mattia Di Pierro, Diego Abatantuono e Dino a Brescia. Alla sceneggiatura hanno lavorato Niccolò Amaniti e Francesca Marciano. E il pubblico ha assegnato il film 4 Stelle su 5. Ecco ragazzi, abbiamo quasi finito. Ma prima di salutarvi vi invito a fare un'autovalutazione delle vostre competenze legate ai contenuti della lezione. Dopo la lezione di oggi, potete leggere e comprendere testi di media lunghezza che trattano temi legati alla cinematografia? Potete completare testi di media lunghezza con informazioni legate al tema della cinematografia? Potete comprendere la descrizione dei generi cinematografici? Potete scrivere una breve descrizione di un film? Ecco ragazzi, la lezione finisce qui, e io vi mando un caloroso saluto. Alla prossima ragazzi!